Oggi siamo a Tortorici con padre Antonio Nuzzo, il quale presenta il suo libro 50 anni dentro e fuori la valle, in occasione del suo 50esimo dell'ordinazione sacerdotale. Però prima vogliamo parlare di un altro evento importante che ha avuto padre Nuzzo, che è l'incontro con il Papa, con Papa Francesco. Come andate? Quali sono state le sue emozioni? Ma le emozioni sono state molteplici, anche perché era la prima volta che mi incontravo faccia a faccia con un Papa. Avevo incontrato altri papi prima, precedentemente, però l'incontro con Papa Francesco è stato veramente particolare, profondo, unico, al di là del rumore, del chiasso mediatico, ma anche di questa personalità profonda, un gesuita. Oltretutto, io ho scritto a lui che ero anche un ex allievo gesuita, quindi in qualche modo c'era questa realtà, diciamo, di conoscenza morale, spirituale, soprattutto culturale, perché conoscevo e conosco benissimo i gesuiti. Certamente, se non ci fosse stato il mio 50esimo, non sarei andato dal Papa. Mi ha accolto ben volentieri, con me c'era anche un altro sacerdote, e fu un momento veramente profondo, un momento bello, perché tu senti la semplicità di un uomo che io ho sintetizzato un po' tipicamente con una descrizione cosiddetta immaginativa, igastica, un uomo che con un polmone e con una gamba che si trascina sta trascinando dietro di sé 7 miliardi di uomini, con la sua semplicità, con la sua profondità, ma soprattutto con un uomo che viene dalla periferia. È vero che è un italo argentino, è vero che c'è presente una cultura italiana, piemontese, ma ha assorbito tutta la cultura anche latinoamericana, quindi porta dentro di sé questo mondo di sofferenza, di periferia e questa attenzione soprattutto agli ultimi. Questo mi ha colpito. L'averlo incontrato faccia a faccia con lui, ma con una maniera così semplice, perché poi è stato spontaneo, perché gli altri magari erano un po' emozionati. Io ho avuto l'occasione, diciamo, propizia, e un po' mi sono fatto, come si dice, un po' furberello. Nel senso che mi sono messo all'ultimo posto di tutti quelli che ho incontrato, c'erano sacerdoti, laici, eccetera. Gli ho presentato i libri a cui avevo già indirizzato io, segretario, il primo e l'ultimo. Il primo era il libro della Via Crucis di Lampedusa. Lui l'ha gustato tantissimo, appena gli ricordai che lui l'aveva citato nel suo discorso a Lampedusa. La Via Crucis di Gesù profugo è rimasto, ha fatto un sussulto di gioia, è quasi come dire mi ricordo. Poi gli presentai il libro di Padre Giuseppe da Tortorice, questo cappuccino carismatico che sta a San Marco d'Annunzio, morto in odore di santità, da cui abbiamo ottenuto molte grazie. Fra l'altro abbiamo chiesto anche la guarigione del medico di Ebola, il nostro Pulvirenti, Fabrizio Pulvirenti, abbiamo chiesto insieme questa grazia e adesso ce l'abbiamo sano e salvo a casa. Per ultimo presentai questo libro di cui oggi parleremo qui, 50 anni dentro e fuori valle. Quando lui ha visto questo libro e poi la citazione, il pastore deve stare in mezzo alle pecore, in odore di pecore, ma con una semplicità unica, lui mi guardò, mi fissò, mi prese le mani e mi disse, si vede che il virus dei gesuiti tu non l'hai mica perduto ancora, non l'hai mica perduto. E lì si intavolò un discorso veramente bello, ovviamente discorso a livello di pochi minuti come stiamo facendo noi, ma così intenso. Ci siamo guardati negli occhi, occhi con occhi, faccia con faccia, sguardo con sguardo, e sembravamo non il Papa, il vicario di Cristo, che lo è effettivamente e che sta attirando l'attenzione di tutto il mondo, ma un uomo di una semplicità così disarmante, così profonda, così piccola, ma così incisiva, che riesce a toccare tutti. E la cosa più difficile, tante volte, a noi sembra che siano le persone ovviamente intelligenti, le persone cosiddette intellettuali. Invece lui inizia, ha iniziato, un po' come cultura, un po' come missione, un po' come formazione, proprio con i piccoli, con i poveri, con gli ammalati, e io vedo che a un certo punto, quando stavo parlando con me, tutti ci guardavano tutti i sacerdoti che c'erano, c'erano anche delle personalità quella mattina, e io ho detto, questo è il bozzetto, questo è lo stile, questa è la pedagogia, questo è il modo di essere pastore. Cioè, praticamente, per concludere, questa prima mia così, riflessione, mi sembra che questo Gesù Ita sta facendo ritornare nel mondo la presenza semplice, povera, grande, onnipotente, ma piccola di Gesù.
Parliamo di 50 anni dentro e fuori la valle, che poi parlare di lei perché è la sua vita, diciamo. Ecco, la cosa che mi ha colpito è quando lei, volendo decidere cosa fare, aveva pensato di fare il missionario, poi ha capito che la sua missione fosse qui, il territorio di Tortorici. Come mai? Ma è molto semplice. Io questa tensione alla periferia l'ho avuta fin da ragazzo, da studente, perché sono anche allievo salesiano, poi sono entrato salesiano e sono uscito gesuita, pur passando il seminario di Patti, poi ho proseguito gli studi con i gesuiti, l'ho potuto vedere lì nel libro, ma quello che mi ha colpito sempre, a contatto col mondo religioso, prima con noi i salesiani a Catania e poi anche con i gesuiti, si respira sempre a contatto con queste grandi famiglie religiose, nonostante sia uno studioso del francescanesimo, ho scritto anche parecchio di francescanesimo, però quello che mi ha colpito sempre a contatto con i salesiani e i gesuiti è questo spirito missionario, perché ricordo che proprio dal seminario, quando studiavo, ero un po' un leader, così un piccolo leader con tutti i miei compagni, soprattutto in teologia, anni prima di essere ordinato sacerdote, e dicevo: ma io vorrei essere un prete di periferia, per usare il linguaggio di oggi, il linguaggio di tanti sacerdoti, perché sta il prete del campanile, il prete della parrocchia, il prete della canonica, il prete del cosiddetto del villaggio, dove si sta, la chiesa, il campanile, la villetta, la piazzetta e tutte queste cose qui. Mi sembra un po' che ci fa rivivere certe figure di preti della letteratura di Guareschi e tanti altri. Io sentivo, non per protagonismo, ma sentivo come ansia, forse un po' carattere, un po' come spirito, come formazione, che il sacerdote è un uomo che deve guardare avanti, deve guardare avanti, deve guardare il mondo, deve guardare le periferie, anche perché la mia esperienza personale e particolare di formazione sociale, umana e familiare, mi fa capire l'urgenza e il bisogno di incontrare l'altro, vedere l'altro e non stare mai dietro il tavolino, ecco, non stare mai dietro il tavolino, nonostante avessi avuto parecchie possibilità di andare avanti e scegliere, fare altre scelte, anche più avanti, altre promozioni, altre probabilmente proposte, ho preferito restare in mezzo alla strada e quindi sono contento di dire: sono un prete di valle, dentro e fuori la valle. Armando Droghetti è l'autore di Elena Hen, che oggi si presenta anche qui alla scuola Tomasi di Lampedusa di Tortorici, ed è un libro collegato, diciamo, al giorno della memoria di cui oggi si commemora la Shoah. Perché? Elena Hen, una signora tedesca che si è sposata con un italiano, ha avuto una vita molto avventurosa e tutto però parte dal DNA della sua persona, ossia veramente quel motto latino: sono uomo, sono donna, e nulla di ciò che è umano mi è estraneo, era proprio la sua caratteristica. Per cui diciamo, è stata toccata da avvenimenti drammatici, perché è vissuta in un periodo drammatico, praticamente è campata 100 anni, dal 901 al 2001, quindi diciamo ha vissuto le tragedie del secolo scorso in pieno, e tutte le occasioni che gli sono presentate per essere diciamo vicino a queste sofferenze, lei le ha colmate con la sua presenza, con la sua fattività, col suo amore concreto, e si è trovata così, proprio per le circostanze, a diciamo proteggere colui che arrestò Mussolini dai nazisti e dai fascisti che gli facevano la caccia proprio per quello che questo ufficiale aveva compiuto, e questo fu nascosto nella sua casa per 3 mesi, poi fu scoperto dalle SS e quindi finirono tutti in prigione. Poi le donne, la moglie di questo ufficiale e lei furono liberate, mentre il marito di lei e altri ufficiali finirono alle fosse ardeatine. Per cui diciamo, questo ricordo, questa memoria di questi eventi coinvolge non solo diciamo, questo episodio, ma tocca diciamo, il nazismo, il fascismo, la guerra mondiale, tocca le ardeatine, tocca la Shoah,
tocca l'iniziativa di persone che col cuore aperto si fanno incontro a queste disavventure con il rischio della propria esistenza, e così ha fatto Elena. Ma Armando Droghetti, che è un ex funzionario del Ministero delle Finanze, come mai si interessa a queste storie? Come è arrivato a scrivere questo libro? Diciamo così, forse c'è una congenialità, non a quel livello, ma diciamo la stessa premura che si è fatta avanti dentro di me, l'ho ritrovata ingrandita e quasi magistrale in questa donna. Per cui quando lei è morta, ricordo, lei era molto amica anche di Chiara Lubich, e scrissi a Chiara Lubich dicendo: ma questa donna merita di essere una maternità per l'umanità, almeno dobbiamo farla conoscere perché è esemplare. E per cui dico, sarebbe bello fare un film su di lei perché meriterebbe. E lei mi rispose, dice: ma prima bisogna scrivere un libro. Ora io non posso, per le circostanze della mia vita che è così piena di cose, scrivilo tu, io ti darò una mano e poi verrà il film. E quindi così cominciò questa avventura del libro. Io non sono uno scrittore, però insomma con l'aiuto di miei amici siamo riusciti a fare questo volume che diciamo è un presupposto per la seconda tappa, il film. Lei è marchigiano, se non sbaglio. Il suo legame con Tortorici? Allora, io sono nato a Loreto, nelle Marche, e poi ho incontrato, diciamo, Chiara Lubich e il Movimento dei Focolari. A Tortorici c'è anche Don Nino Nuzzo, il quale, per altre vie, ha avuto la stessa avventura di incontrare questa persona. Ecco, questa è quella che ci mette insieme.